tutti. Ciao, ciao a tutti. Benvenuti, sono come sempre le 20:45, riusciamo sempre a essere puntualissime, vi diamo il benvenuto a questa serata molto speciale per noi di Dopocena Live, poi scoprirete perché, giusto Anna? Esatto, intanto che aspettiamo che si colleghino tutti, salutiamo tutti, ben ritrovati a chi ci segue sempre, benvenuto qui per la prima volta con noi e intanto vi ricordiamo anche che le precedenti serate sono visibili anche in differita, rimangono registrate sulle nostre pagine Facebook di VieniConMe.dog e Essere Cane Centro Cinofilo, quindi se volete recuperare una delle tante puntate precedenti potete sempre farlo. Intanto salutiamo chi si sta collegando, ciao a tutti. Ciao a tutti e benvenuti come sempre, come tutti i nostri tanti dopocena. Stasera siamo live con un ospite a cui insomma siamo tanto affezionate perché è già stato ospite con noi tante altre volte, è stato anche insomma nostro docente, abbiamo avuto modo di conoscerlo e vederlo personalmente. E sarà con noi David Morettini per una tematica veramente molto molto interessante quanto attuale. Il tema l'avete già letto dalla locandina, dalla dominanza alla leadership. Potete inviare, se volete, se vi fa piacere, ora vi mandiamo anche i nostri indirizzi, delle foto dei vostri cani e dei vostri gatti per la sigla, perché tutte le volte aggiorniamo la sigla con le foto che ci inviate o le foto insomma che sono arrivate anche durante l'estate, quindi ci fa piacere sempre anche la vostra partecipazione, perché insomma il Dopocena Live senza voi non esisterebbe, non sarebbe nulla, quindi è molto bello quando ci fate omaggio di momenti belli che avete vissuto con i vostri cani. Anna, direi che con la sigla possiamo mandare la nostra sigla. Benissimo, eccoci nuovamente qui. Il Dopocena Live di stasera, come vi dicevamo, anticipa l'argomento che verrà poi approfondito durante un webinar, sempre dallo stesso titolo, dalla dominanza alla leadership, che abbiamo in programma per giovedì 11 novembre, quindi più o meno tra un mese. Ovviamente con David, stasera ci sarà grosso modo diciamo una macroanalisi di questo argomento. Infatti Michela poi vogliamo dire che per le domande un po' più complesse, approfondite o i casi più complessi che non sarà possibile diciamo questa sera affrontare durante la diretta, c'è la possibilità per chi vuole appunto di iscriversi al webinar, rimandiamo quindi al webinar dell'11 di novembre, precisiamo che apriremo le iscrizioni per questo webinar lunedì 18 di ottobre e per prenotare un posto si può iscriversi tramite via mail a vieniconme.dog@gmail.com. Quindi la diamo poi. Possiamo mandare eventualmente anche la locandina, esatto, che verrà comunque stasera la mostriamo in anteprima, poi verrà pubblicata da domani. E le iscrizioni appunto sono aperte poi da lunedì 18 ottobre. E vediamo, allora Davide dovrebbe essere arrivato, vediamo se si è collegato. Sì, David, ciao a tutti. Benvenuto, ciao. Ciao, ben ritrovato David, ciao. Esatto. È sempre un piacere averti qui con noi al Dopocena Live. È stato già ospite Davide, tanto sicuramente tanti di voi se lo ricorderanno, io e Anna sicuramente, sì. Davide pure, per degli argomenti veramente interessanti, delle domande a raffica che sono state fatte. Davide, quindi potete rivederlo nelle pillole di routine del cane e poi anche insomma in un'altra diretta che è stata fatta nell'edizione precedente. Le dirette, come diceva Anna, sono visibili in differita, quindi potete andare nella sezione video delle nostre pagine e godervi le dirette con David. Eccoci qua. David, spendiamo sempre un attimo di tempo per presentarti per chi non conoscesse David Morettini. Lui è educatore, istruttore cinofilo e formatore. è laureato in filosofia teoretica presso l'Università degli Studi di Firenze, ha formato la sua esperienza professionale soprattutto fuori dai campi di addestramento e delle discipline sportive cinofile. È da questa esperienza che lui ha che deriva proprio la sua filosofia di integrazione totale dell'animale nella società umana. Ecco, da un punto di vista professionale, David ha la sua specializzazione soprattutto sui problemi comportamentali, in particolare sull'aggressività e sulle fobie sociali. E ha questo seminario che tutti conoscerete, con il suo format Dimmi chi sei, dimmi chi siete, che è proprio incentrato sull'attenzione al rispetto della soggettività del cane, di ogni singolo individuo. E David con questo format gira da tanti anni l'Italia e sta continuando a portarlo avanti anche ora. E diciamo che parliamo a Parma, no? Da te. Esatto. Parlando proprio di questo format di Michi 6, di Michi 7, adesso mandiamo anche la locandina, chi si trova nella zona di Parma ha la grossissima opportunità di poter partecipare al Dimmi chi siete con Anna, la sua associazione Essere Cane Centro Cinofilo, che organizza con David questo stage in presenza. Però adesso ci spiegate qualcosa di più, perché non è solo in presenza ma c'è una formula molto nuova, quindi mandiamo prima di tutto la locandina, vediamo David, ecco, ok, questa è la locandina. Anna e David, cosa ci potete dire di più? Ma io, David, se vuoi dico due cose proprio tecniche, le date in cui si svolgerà, certo. Siamo molto sottodata, diciamo che siamo quasi al completo con i posti, diciamo c'è qualche posto come uditore soltanto è rimasto. Le date sono della parte webinar lunedì 18 di ottobre, quindi lunedì prossimo, e giovedì 21 ottobre per le parti webinar che si svolgeranno sulla parte teorica, e sabato 23 ottobre in presenza in provincia di Parma, quindi ci troverete in campo lì con David. Ormai abbiamo solo un paio di posti come uditore, se qualcuno fosse interessato c'è il numero da contattare che è il mio, quindi, che vedete scritto sotto, per cui bene, ne potete approfittare se siete in zona. È possibile anche, dico solo una cosa, partecipare solo per chi non potesse spostarsi e purtroppo non poter prendere parte alla parte, diciamo, pratica, anche iscriversi solo alla parte webinar. Quindi, alla parte online. Online. No, io su questo, come sapete, ho valutato nel corso, no, di questo periodo storico l'opportunità del lavoro online, no? Cioè il famoso, quello che anticipatamente anni fa veniva chiamato telelavoro. In realtà questo devo dire con molta onestà, molta semplicità, che mi ha e ci ha consentito di approfondire delle tematiche che altrimenti nella formazione, come dire, in presenza non si trova mai il tempo di approfondire. Quindi, diciamo, i diversi webinar, anche interviste come queste del Dopocena Live consentono di come dire, mettere una lente di ingrandimento, un focus su un problema specifico. E poi nei miei seminari, dove comunque andiamo a valutare e ad osservare il cane, i cani in questo caso nel Dimmi chi siete. E per me è stata sempre, comunque negli anni, una grande preoccupazione quella di vedere comunque anche i cani stare a lungo in macchina, no? Perché comunque tecnicamente per andare ad osservare un cane è necessario creare un setting pulito, un po' controllato, che banalmente è un campo recintato o meno, dove il cane viene osservato da un tot di persone. Per forza di cose noi dobbiamo vederlo da solo, no? Senza altri cani intorno. Quindi gli altri devono attendere. Quindi a volte tutto questo ci consente sicuramente di osservare i cani in profondità, di analizzare tanti aspetti della comunicazione del cane e dell'essere umano con il cane. Però ci sono dei tempi di attesa e questi comunque a volte non ci consentono di vedere il cane per come è veramente nel suo vissuto quotidiano. Quindi la parte teorica, diciamo, che faremo nel web e che io in diverse occasioni ho già come dire, proposto come programma, come organizzazione, vedrà anche la visione dei video, dei cani che parteciperanno. Quindi i cani che parteciperanno verranno osservati anche nella parte video, e per questo che si può partecipare anche solo alla parte online, perché è un ci sono tutte le parti dello stage. Certo, è importante una cosa, che i cani poi, per avere una valutazione seria, più approfondita, poi vengano visti nella realtà. Banalmente, a me è capitato a volte di incontrare per la strada o in qualche festicciola delle persone famose, no? Persone che avevo solo visto per anni in TV. E a volte questo determina proprio uno shock, perché, come dire, quella persona te la immaginavi più alta, te la immaginavi, cioè dal web e comunque da uno schermo. A volte, soprattutto, io ho notato le dimensioni e l'impatto cambia molto, no? Quindi osservare il cane nel suo vissuto quotidiano attraverso le immagini che condividiamo nel web, inquadrandole teoricamente in un certo modo, poi è chiaro ed è evidente che per un passaggio ulteriore di formazione e di esperienza sia necessario poi vederli in presenza. Però sono tranquillo di una cosa, che quei cani comunque sono già stati osservati e sono stati visti in qualche modo in un momento di quotidianità, in momenti di quotidianità, e quindi ci danno la possibilità di vederli un po' più nella profondità. Quindi è, secondo me, un upgrade, un approfondimento della formazione in presenza, ecco. Chiaro, grazie Davide. Grazie Davide, quindi non perdete l'occasione, perché avendo ancora 2 posti disponibili, chi vuole può contattare Anna e approfittarne, perché tra l'altro dopo tutto il periodo che abbiamo passato senza poter vedere in presenza, insomma, professionisti come Davide, ora speriamo che tutta la situazione nuova ci permetta anche di rifare questo unitamente alla formazione online. Bene, se siete d'accordo, Anna e Davide, direi che possiamo dare inizio al Dopocena Live di stasera. Tra l'altro è un Dopocena Live un po' particolare per me, Anna, perché questo... Sì. Brindiamo al 50°. Bravo, brindiamo al 50°. Questa è la 50ª diretta di questa avventura, quindi è veramente un grandissimo piacere per me, Anna, poterla festeggiare con voi e festeggiarla anche con David qui con noi, con questa serata dalla tematica che è abbastanza, diciamo, interessante e controversa, perché si parte da una parola, anche se ovviamente c'è tantissimo altro, però è una parola che tanti di noi hanno sentito tante volte, molte volte, forse anche troppe volte. La dominanza è un termine un po' abusato, un po' insomma usato anche certe volte in termini accusatori, certe volte qualcuno se ne vanta, però diciamo è doveroso partire con un chiarimento dal punto di vista etimologico di questo termine, per fare chiarezza proprio sul significato vero di dominanza. Quindi Davide, diamo il nostro inizio al Dopocena Live con questa domanda. Bene, bello. Allora c'è un rientro. Ci mutiamo. Esatto, ok. Allora, innanzitutto saluto, perché vedo scorrere la chat di lato e ci sono tante persone che conosco, quindi non le sto a nominare tutte, però tutte quelle che conosco direttamente vi saluto calorosamente, vi abbraccio, vi bacio, e chi invece non conosco mi presento con grande piacere. Per cui tra l'altro questo 50°, secondo me, ecco, merita un piccolo applauso in più, perché io credo che un altro aspetto importante del web, perché noi siamo sempre, io penso che siamo troppo abituati, soprattutto noi italiani, a vedere il negativo, no? E a non celebrare mai il positivo, e questa cosa non mi piace. Io non guardo la TV da anni, non ce l'ho avuta, diciamo, dal 2000 non ho più avuto la TV, e quindi per un tot non l'ho più vista. Devo dire che negli ultimi anni sto scoprendo comunque un'evoluzione, no? Della comunicazione attraverso le immagini. Il web lo sta facendo. Io in realtà sto trovando, come dire, una TV diffusa, quindi non più i canali, no? Rai 1, Rai 2, Rai 3, cioè i canali che poi passano un'informazione e dei contenuti veramente spesso raccapriccianti. Però c'è tante persone che stanno facendo una TV interattiva e che quindi fanno passare contenuti, ma veramente di tutti i tipi. Cioè oggi se vuoi conoscere un argomento trovi sicuramente tanti canali, da YouTube, poi ora ci sono tante altre piattaforme, Twitch per esempio, che è una piattaforma che ancora inesplorata soprattutto dai boomer, cioè da coloro che hanno praticamente la nostra età, però con argomenti veramente approfonditi e gestiti in maniera interattiva con le persone, come possiamo fare questa sera, cosa che comunque la TV di una volta non dava questa opportunità. Quindi per me, tra l'altro, 50 vuol dire costanza, no? E non è una cosa da poco, perché secondo me oggi sarà evidente che chi crede in questo strumento veramente perché vuole far passare dei contenuti ed è costante e crea una community, che non vuol dire una setta, ma una comunità come spazio aperto di riflessione, viene premiato e diventa un punto di riferimento per determinati contenuti come quello cinofilo. Altro è invece approfittare, come dire, dell'ondata web per riuscire, no, a prendersi una piccola fetta in maniera, come dire, no, furtiva quasi, cioè faccio delle piccole incursioni e torno indietro. In realtà credo che il senso di comunità, il senso di partecipare a qualcosa che abbia un senso, un valore sociale e collettivo, si abbia nella costanza. Quindi quell'asterisco 50 per me vuol dire questo, e quindi sono contento. Michela e Anna lo sanno che da quando ho scoperto, diciamo, questa loro versione web, io sono stato sempre veramente felice di partecipare. E quindi di fare anche eventi gratuiti come questi, perché non ci dimentichiamo che in fondo oggi stiamo andando a fare qualcosa di gratuito, quindi non c'è solo chiaramente un riscontro economico, cosa che non c'è nulla di male, perché questo è un lavoro esattamente onesto dove si pagano le tasse in maniera chiara e trasparente come tutti gli altri. Quindi anche qui penso che ci sia bisogno, soprattutto da parte dei boomer, di abbattere, no, questi anche pregiudizi nei confronti di queste nuove forme di comunicazione, che ormai nuove non sono, ma che ahimè abbiamo dovuto conoscere per un evento negativo. Però questo ci ha lasciato indietro qualcosa, secondo me, ecco. Poi le cose sono tante da dire, non pretendo di esaurire l'argomento in questo senso, però è un plauso alla costanza, perché la costanza è un senso di fedeltà e di comunità, ecco. Quindi oggi parliamo di dominanza e leadership, no? E si diceva, Michela formulava questa domanda, probabilmente raccolta anche da una serie di vostri stimoli. Affrontarla dal punto di vista etimologico significa il significato della parola. Che cosa significa dominanza? Ecco, significa qualcosa che ha a che fare primariamente con la biologia, no? Cioè, quando noi parliamo di dominanza, la affrontiamo sempre dal punto di vista, no, del valore sociale che ha in termini comportamentali. Invece dominanza, diciamo, il suo valore principale è quello biologico, i caratteri dominanti nella trasmissione genetica. Quindi vedete che già il termine dominanza, secondo me, si lega a un aspetto importante per quanto riguarda l'animale, che è il legame di sangue, la genealogia, no? Il legame familiare, per cui i genitori trasmettono dei caratteri genetici ai figli, alcuni poi saranno recessivi, altri saranno dominanti. E quindi la dominanza dal punto di vista biologico la leghiamo non solo per quanto riguarda la parte fisica di trasmissione genetica, ma poi può avere un riverbo in ambito sociale quando stiamo parlando probabilmente di gruppi che hanno un legame di sangue tra di loro, quindi dei gruppi familiari. Per quanto riguarda i cani, quindi questa accezione che ha una risonanza dell'aspetto biologico si potrà prendere come accezione anche comportamentale laddove stiamo osservando un gruppo di cani che hanno un legame di sangue, un gruppo familiare prevalentemente in un contesto libero, ma che a volte capita anche che gruppi di pet poi si trovino a convivere avendo tra di loro legami di sangue, quindi la coppia dei due genitori e poi i figli. È molto raro che questo accada, però a volte accade. Dominante quindi ha questa accezione, e a me piace che stasera venga in evidenza quello che poi affronteremo in maniera più approfondita nel webinar, di cercare di smontare questo termine non da un punto di vista ideologico, ma da un punto di vista tecnico. Tecnico non significa specialistico, ma che affronta in maniera chiara i diversi aspetti che ci sono alla base del concetto di dominanza, che sono quindi degli aspetti biologici, degli aspetti anche etologici in qualche modo, no? I cani, per come li viviamo noi nella nostra vita quotidiana, quindi prevalentemente i pet che vivono con noi e che incontriamo, appunto, tranne in rare eccezioni, non mi risulta che abbiano legami di sangue tra di loro. Quindi quando abbiamo più cani che vivono con noi, 1, 2, 3, 4 cani che vivono con noi, spesso non ci sono legami di sangue. Quindi viene meno un aspetto fondamentale che possa supportare il termine dominanza dal punto di vista biologico, no? Poi il concetto di dominanza viene legato all'etologia classica, al lupo, e anche su questo ci sono secondo me tante mistificazioni che bisogna abbattere. Si dice che il cane e il lupo sono veramente vicini, sono parenti. Questo da un punto di vista genetico è vero, no? Però il lupo è un animale selvatico, il cane no. Il lupo vive condizioni particolari di vita, di gestione del suo territorio, e vive soprattutto dovendo conquistarsi il cibo attraverso la predazione. Il cane non mi risulta faccia questo, anche quando vive libero sul territorio, anche per quanto riguarda i cani randagi. Figuriamoci i nostri cani che mangiano crocchette, e che spesso, secondo me, si fraintende l'idea che il cane sia un predatore. Il cane ha dei comportamenti predatori, ma dal mio punto di vista non è assolutamente classificabile come un predatore, ma come un raccoglitore, un ricercatore, cioè se gironzola in cerca di risorse, le quali spesso non scappano, non corrono, e verso le quali non c'è bisogno di mettere in atto una strategia di carattere predatorio. Perché dico questo? Perché quando degli animali selvatici, come i lupi, devono mettere in atto una strategia complessa come quella del predare, si devono organizzare, e allora quella che è il tessuto biologico, no, del concetto di dominanza, di trasmissione, di discendenza, di linee di sangue, assume un ruolo e una funzione anche dal punto di vista del fare l'attività che serve per sopravvivere. Per il cane non è assolutamente così, l'attività principale non è la predazione, e l'organizzazione sociale per sopravvivere non ha a che fare con un'organizzazione di una performance importante come quella del predare. E capite bene che il nostro cane, che riceve le crocchette sulla ciotola tutti i giorni, 2 volte al giorno spesso, non mette in atto strategie che prevedano un tessuto organizzativo che richiede la predazione, no? Quindi ecco, quello che è, diciamo, il significato biologico e etologico del concetto di dominanza anche in termini di organizzazione sociale, vediamo subito che fa acqua da tutte le parti quando si parla non solo di cane, cane libero, randagio, ma anche soprattutto di pet. Scusate, dimenticavo l'audio. David, quindi fatta questa premessa, diciamo, quale modello alternativo ci si propone? Cioè, qual è l'alternativa a quest'idea di dominanza? Di cosa possiamo parlare? Qui viene il bello. Qui viene il bello perché questo per me è stata una ricerca personale, professionale, sul quale, come dire, io... ho fondato piano piano la mia identità lavorativa come istruttore cinofilo, come consulente della relazione, ma anche come formatore. E credo proprio che in fondo il problema dell'approccio cognitivo in generale, penso che più o meno tutti sappiate di cosa si sta parlando con approccio cognitivo, però banalmente, no? Anche chi istintivamente mette in discussione il concetto di dominanza, in realtà la carenza di base è non saper esprimere un modello alternativo. Questo capita sempre anche nei movimenti sociali, no? Cioè nel momento in cui tu contesti qualcosa, cerchi di combattere un sistema, ti abitui alla negazione, a dire no, questo non mi piace, no, questo non lo voglio, no, questo non è giusto, però poi laddove tu vieni interrogato e dire sì, ma cosa vuoi te? E spesso si rimane, come dire, senza parole, no? Perché, come dire, paradossalmente è facile contrastare, opporsi, ma è difficile costruire poi un'alternativa. Quindi questo nel webinar lo approfondiremo molto, perché per me è il centro della faccenda, però come dice il titolo stesso della serata e poi del webinar, io come dire, pongo come alternativa al concetto di dominanza quello di leadership, che ha un valore diverso, che ha un contenuto diverso, però parte da un presupposto, che dire che non esiste la dominanza uomo, ecco, poi qui si apre un altro capitolo, uomo-cane, cane-cane, magari lo affronteremo, però dire che non esiste la dominanza non vuol dire appiattire su un'ideologia egualitarista l'organizzazione sociale del cane. E su questo l'approccio cognitivo e soprattutto direi forse che abbiamo ereditato dal gentilismo, no? Quindi banalmente da tutta quell'ondata degli anni 90 fino agli anni 80, anni 90 dell'agility, dell'obedience, no? Del rinforzo positivo. E come non ha saputo uscire da un impiccio, cioè da una sorta di imbarazzo, che è quello di dire no, rifiutiamo la dominanza perché il cane è il nostro amico, è il nostro pari. Certo, figuriamoci, l'amicizia e la relazione secondo me sono proprio il centro, il fulcro della nostra relazione col cane, ma è comunque la nostra una relazione educativa. Cioè noi cerchiamo di educare il cane, il soggetto che vive con noi, sia a diventare compatibile alla nostra vita, quindi alla nostra organizzazione privata, familiare, ma a educarlo ad inserirsi correttamente nel contesto in cui vive, città-campagna, alle nostre abitudini, no? Educare prevede una presa in carico di responsabilità. Educare dal punto di vista proprio etimologico, appunto, significa exducere, cioè condurre. Nel momento che conduco significa che faccio il timoniere, e nel fare il timoniere suggerisco, decido di prendere delle rotte e non delle altre. In qualche modo educare è come, spesso viene fatto questo esempio, mettere un tutore alla crescita di un albero, perché se noi lasciamo un albero crescere senza tutore probabilmente è molto esposto a quello che accade intorno, al vento, quindi può crescere tutto storto, no? Quindi questo farsi carico dell'educazione, dell'integrazione del cane nel contesto impone una presa di responsabilità e che si traduce in una serie di indicazioni che però, attenzione, non sono dei comandi, perché l'educazione non si mette in atto attraverso delle regole e delle direi meglio, non si mette in atto solo attraverso delle regole e solo attraverso delle indicazioni che devono essere seguite, ma guida dando e aprendo delle opportunità. Questo spesso noi non lo mettiamo bene a fuoco, cioè quando io guido, io non ordino, ma cerco di convincere che la scelta che suggerisco sia appetibile, sia vantaggiosa. Quindi, e su questo il cane è maestro, cioè io forse mi sono innamorato del cane proprio per questa cosa, cioè nell'osservare la relazione che hanno tra di loro, per cui i cani sono molto libertari sotto questo punto di vista, cioè un cane che è più grande nei confronti di uno più piccolo cosa fa? Prende delle iniziative, il grande prende delle iniziative e lo fa in un modo che diventa appetibile, cioè viene fatto oggetto di ammirazione da parte del più piccolo e quello che viene fatto costituisce una calamita. Quindi il grande apre uno spazio, un'opportunità, dice ok, io faccio questo, vuoi venire con me? Mi segui? Facciamo la stessa cosa? No? Pace, fai quello che vuoi. Tuttavia non è, si scopre nel crescere che non è vantaggioso non seguire. Ok? Quindi questo non è comandare, ma significa acquisire dei crediti, acquisire appeal, carisma. Perché se quello spazio che io apro di opportunità in una decisione, in un'azione, deve essere uno spazio di accoglienza, tra l'altro. Cioè io prendo una decisione che lasci spazio a te. Per questo, per esempio, un buon proprietario sarà seguito se quello che fa con il cane prevede già il fatto di essere seguito. Cioè se io prendo delle decisioni pensando esclusivamente a me, sì, magari verrò seguito, ma ho creato uno spazio che non c'entra quell'altro, perché è solo tuo, no? Quindi la decisione che viene più seguita è quella che apre uno spazio sufficiente per essere seguita. Quando tu riesci a far questo e lo fai, come dire, facendo scelte giuste, sagge, positive, diventi carismatico e quindi vieni seguito. Questo non è comandare e quindi non è dominanza, ma è leadership. È veramente bellissimo come sei riuscito a farci arrivare a questo concetto, proprio per noi diciamo tante volte in termini un po' spicci lo chiamiamo accreditarsi agli occhi del cane, ma racchiude veramente tanto, tanto, tanto di più. E questo non è solo nella relazione con i nostri cani, ma è con tutti gli esseri umani, con i bambini, con i ragazzi. È veramente tanto, tanto valore. Ciò che è espresso adesso sarebbe utile a livello sociale a 360 gradi. Comunque, chiede Vittorio Pellegrini, quindi vuol dire farlo ragionare? Certo. Certo, il leader, appunto, quando io dico prende delle scelte inclusive che danno l'opportunità di essere inclusive. Questo significa ragionare in quello che tecnicamente Piaget chiama piano prossimale dell'esperienza. Il piano prossimale dell'esperienza significa che io apro delle possibilità che sono alla portata del soggetto, ma richiedono uno sforzo di elaborazione, di strategia e di crescita che portano il soggetto oltre se stesso, cioè fuori dalla sua zona comfort, però non così fuori da costituire uno shock. E così si diventa leader, perché l'addestramento, qui poi ci entriamo nel webinar, però l'addestramento che fa? Ah, siccome tu devi crescere, allora devi seguire quello che dico io, quindi io ti porto in una situazione, ti faccio fare delle cose. Questa cosa ti sciocca, ma allo shock tu risponderai abituandoti, perché se io ti sciocco più volte ti desensibilizzo allo shock e questo ti farà creare una scorza, no? una corazza che ti renderà forte. No, perché questo tipo di ragionamento miete vittime, perché lo shock a volte alcuni cani e alcuni soggetti, ma anche umani, hanno resilienza, cioè hanno la capacità di resistere allo shock e dentro a quello shock elaborare una loro strategia anche di crescita, Se ci pensate, molta dell'educazione anni 80 è stata questa. Io penso che a me, nonostante mia madre mi abbia amato, non mi abbia mai chiesto come stai. Invece oggi vedo comunque i genitori, alcuni genitori, aver fatto questo passo, cioè chiedo conto del vissuto emozionale, dico ma tutto ok, sei a posto, ma stai provando questa cosa, parliamone. Cioè l'educazione del Novecento qual è? Le emozioni non vanno tirate fuori perché sono espressioni di debolezza, no? Quindi ora, che significa che si è capito che scioccare può traumatizzare e fare la full immersion rispetto a certi problemi 9 su 10 genera una chiusura e non un'apertura. Allora faccio ragionare, che voglio dire, io creo un'esperienza, suggerisco qualcosa che non ti faccia stare solo nella tua zona comfort che sai già affrontare, ma ti pongo un piccolo scacco. Tra l'altro non è che io pongo lo scacco e rimango solo dietro, no? Io pongo lo scacco e nel guidare, nell'offrire questa guida, io ti dico ci sono, non sei solo. E il leader non è quello che dà la spinta e ciao ci vediamo, ma quello che dà la spinta ma sostiene poi il passo. Quindi non è solo far ragionare, ma ragionare insieme anche, no? Però creare uno scacco, secondo me, creare degli scacchi è fondamentale. Beh, io se devo dire quello che faccio come istruttore cinofilo, soprattutto in questo ultimo anni, proprio come istruttore cinofilo di canile, è come si emancipa un soggetto dalle sue difficoltà, creando una relazione d'amicizia affettiva e creando progressivamente degli scacchi per chiedere a quel soggetto di mostrare comportamenti, un repertorio di comportamenti sempre più integrativo al tessuto sociale umano e che lo renda adottabile. Qui arrivano i commenti ovviamente, tra l'altro Claudia Canisciolti, insomma Claudia Marini, che ha aperto il Dopocena Live la settimana scorsa come Anna, quindi Anna la salutiamo. Ciao Claudia. Ciao Claudia, sì, abbiamo visto che ci sta seguendo. David la conosce bene, hanno insomma fatto tante cose insieme. Arrivano dei commenti e mandiamo anche questo di Elena, che dice: da adottante, scusate, forse è una banalità, difficile far ragionare un cane non essendo noi cani, in un mondo non sempre adatto nemmeno a noi. Hai ragione, allora bisogna intenderci, qui bisogna scendere nel particolare. Hai ragione, noi non siamo cani, però possiamo, e probabilmente da professionisti e da proprietari, avere, imporci l'obbligo quasi di ragionare da cani. Quindi il cane ha delle coordinate, per esempio entra in un posto, cioè, lo portiamo in un giardino e butta giù il naso e inizia a annusare. Quello è una roba tipica, no, del cane, un suo modo di non solo di pensare, però proprio di raccogliere le informazioni. Noi invece probabilmente non è che ci mettiamo ad annusare, forse se ci mettiamo a scrutare con la vista. Quindi cosa significa? Che quando entro in un posto io mi devo aspettare che il cane vada ad annusare nonostante io non lo faccia. Se come dire, ti voglio fare degli esempi veramente molto pratici che ti consentano di capire l'affettività, no? Un cane per conoscerti, per conoscere qualcun altro, non necessariamente deve avvicinarsi e entrare in contatto, no? Ma può conoscere qualcun altro anche senza entrarci in contatto fisico diretto. Quindi quando siamo con un cane non dobbiamo aspettarci che per farci amicizia debba subito darci attenzioni, avvicinarsi e essere toccato. Quindi già queste sono due cose molto importanti, cioè come un cane entra in un ambiente fisico, come un cane entra in una relazione sociale con le persone, molto diverso da come lo intendiamo noi, perché noi non annusiamo e noi non facciamo finta di niente quando c'è qualcun altro che dobbiamo incontrare, ma ci presentiamo, gli stringiamo la mano e proviamo a entrare in contatto, nonostante ora, perché infatti il distanziamento sociale è stato così difficile da far capire alle persone, no? Anche l'atto, ora vedo un po' più scioltezza, però quell'imbarazzo di non poter dare la mano, perché stava mandando contro quello che è la nostra istinto naturale di comunicazione. Quando abbiamo un cane dobbiamo pensare un po' come pensa lui. Quando entriamo in un bar, questa è un'altra cosa importante, in un bar, in uno spazio pubblico, un cane non vuole mettersi in mezzo. Cioè, qualsiasi cane, anche prosociale, a meno che non voglia qualcosa in particolare, una risorsa in particolare, cerca di scegliere un punto di osservazione, qualcosa che lo renda un po' tranquillo e che gli consenta di vedere. Quindi quando entriamo in un ambiente, abbiamo il cane al guinzaglio, dobbiamo subito pensare che per lui è disagevole stare in un punto di transito, ma può stare anche in una situazione sociale, ma deve avere una prospettiva su quell'ambiente. Appunto ho parlato di bar perché c'è passaggio di persone, un ristorante perché le persone giustamente amano portarsi il cane dietro, no? E magari io, se entro con un cane, richiedo un tavolo più periferico, mi metto con il cane in una sedia che non sia un punto di transito, non lo lascio esposto così. Allora, penso da cane. Allora, già questo, quando poi pongo degli scacchi, e giustamente Elena dice ma non siamo cani, facendo così iniziamo a essere un po' cani. E quindi poi possiamo pensare insieme di affrontare delle situazioni, no? Di ragionamento e di evoluzione della propria condizione. Quindi magari inizialmente un cane lo mettiamo in una situazione molto periferica e, avendogli dato la sicurezza che in quell'ambiente non gli accade nulla, possiamo chiedergli di fare un passo oltre. Vedi che stiamo facendo ragionare il cane, ma perché? Perché abbiamo iniziato a pensare un po' come lui, a ibridare la nostra mente con lui. Grazie David, stanno già arrivando delle altre domande e commenti, però Anna, se sei d'accordo anche tu andiamo avanti un po' anche con le domande che volevamo fare noi a David, e anche diciamo prendendo spunto da un accenno che hai già fatto tu David, questa tematica in un certo senso ci porta a una doppia analisi, perché spesso si dice il mio cane è dominante nei confronti degli altri cani, quindi poi si presuppone che magari lo sia anche nei rapporti con le persone. Ci puoi spiegare qual è l'ambito dentro al quale noi possiamo andare a leggere queste categorie, perché molte volte si fa un po' di confusione? Allora, premesso che nel webinar spiegheremo proprio tutta la struttura di leadership, no? Perché io ho parlato di leadership in termini di accreditamento rispetto alle scelte, di aprire degli spazi, di suggerire degli spazi e non obbligare. Ecco, vedi però che allora questo ci torna utile per dire cosa? Troppo spesso, ahimè, anche dai veterinari viene dato questo giudizio sul soggetto. Questo è un cane dominante, perché magari entra nell'ambulatorio veterinario e non si lascia avvicinare, non si lascia manipolare e abbaia contro il veterinario, no? E questo spesso, ahimè, ho sentito dire, per questo è un cane dominante, quindi si rivolga a qualcuno perché è dominante. No, nella maniera più assoluta. Allora, c'è da destrutturare il concetto che parte che il cane non aspira alla dominanza, ma alla leadership semmai. Comunque, dominante o leader, mettiamo che per un gioco linguistico creiamo una similitudine tra questi due termini, no? Che abbiamo detto non è così. Ma quel soggetto che ha queste caratteristiche non è in nessun modo mai avversativo, cioè non aggredisce, non minaccia in maniera sciocca, dialoga, comunica, media. Prima di ricorrere ad un atto di forza deve essere proprio tirato per i capelli. Ma questo non significa che subisce, bensì cerca di riportare sempre le situazioni al dialogo e a trovare una strategia pacifica, certamente per far valere le proprie decisioni, cioè la propria tendenza, no? A voler prendere in mano delle situazioni, ma non lo fa attraverso l'aggressione. Il leader non impone mai con un atto di forza. Il cane che arriva su un altro immediatamente e cerca di metterlo giù, schiacciandolo in una maniera che impaurisce l'altro in maniera senza senso, non è dominante, probabilmente è insicuro. Un cane sicuro, nell'atto di presentarsi ad un altro cane, si presenta in una maniera pacifica, con competenze comunicative, ma soprattutto con un'identità di sé molto chiara, non nervosa. Questi sono i presupposti per cercare di mostrarsi come leader, perché se noi pensiamo che il dominante sia colui che su una situazione veramente molto semplice come quella del presentarsi voglia imporre con un'aggressione la propria presenza all'altro, non si tratta di dominanza, perché un'aggressione non costruisce legame sociale. Il cane, nell'atto di volersi presentare agli altri, vuole costruire legami sociali, per lo più, e vuole ricevere questi crediti, no? Di cui abbiamo parlato anche prima. E come può farlo se spaventa gli altri? Guardate che anche tra i cani randagi un cane che mette in atto la sua leadership in una maniera eccessivamente assertiva, ma soprattutto dura, nervosa, perentoria, tende a non tenere unito il gruppo, ma a spaccarlo, a dividerlo. Un padre autoritario perde i suoi figli, perde credito da suoi figli, potrà essere temuto quando i figli sono giovani, ma nel momento in cui si costruisce autonomia, molto spesso l'autorità paterna o materna costituisce distanza. Quindi per una specie che ha l'obiettivo di costruire e mantenere i legami sociali, è chiaro che l'uso della forza e l'uso della imposizione non è funzionale all'obiettivo sociale. E quindi poi questo lo spiegheremo poi anche nel webinar. Io ho tirato giù tutta una serie di caratteristiche funzionali al legame sociale e che rappresentano in qualche modo gli aggettivi, gli attributi principali che un cane ha quando manifesta di essere un leader. Chiaro, Davide. Sì, in relazione a questo ti vogliamo chiedere un'altra cosa molto collegata, cioè in che modo a questo punto il posizionamento sociale che il nostro cane ha nei confronti degli altri cani può aiutare noi e quindi darci delle coordinate per capire come rapportarci noi con lui, quindi in che tipo di relazione sociale dobbiamo avere con lui, che modo possiamo fare? Allora, esattamente come ho descritto adesso le caratteristiche riferendomi tendenzialmente al rapporto cane-cane, vedi bene che se questo è il modello sociale, noi esseri umani per essere leader nei confronti del cane dobbiamo rispettare le stesse caratteristiche. Quindi io credo che sia molto utile osservare il cane, valutarlo e nell'atto di valutarlo vedere il suo modo di relazionarsi con gli altri cani per proprio testare per certi versi le sue caratteristiche sociali in termini di ruolo, di rango più che di ruolo. Cioè, che stoffa sociale ha quel cane? Perché ci sono alcuni cani, come alcune persone, che nascono e hanno la stoffa del leader e altri che non hanno quella stoffa. Ma anche qui, nella dominanza, diventa denigratorio il non essere dominante. Cioè la cultura macista che si nasconde dietro al concetto di dominanza fa sì che tutto ciò che non è dominante è inferiore. In realtà nella leadership invece si costruisce il legame sociale sulla relazione, sul dialogo, e non imponendo la propria decisione con la forza, ma con il carisma, la competenza e il dare spazio, l'accettare, il mediare. A quel punto chi non è leadership non è che ha meno importanza del leader e non è che gli manca qualcosa, ma è qualcos'altro dal punto di vista sociale e che ha lo stesso peso e lo stesso valore del leader, perché se noi iniziamo a vedere la struttura sociale in termini di relazione reciproca e non di imposizione, no, di qualcosa, capisci che i termini di questa rete esistono laddove c'è l'altro. La faccio molto semplice. Una sedia esiste perché ci sediamo. Un leader esiste perché c'è qualcuno che lo segue. Ma qualcuno che segue c'è perché c'è un leader. Quindi a questo punto che cos'è importante? Capire chi si è e capire chi è il cane. E a volte si tratta anche di capire che, seppure c'è la necessità di porci in qualche modo come leader per il cane, a volte si deve capire anche che non si ha, che si può non avere quella struttura relazionale con il cane dove necessariamente si debba essere leader. Si può essere comunque un sostegno, non come dire, assumendo tutte le caratteristiche del leader. Certo, un cane ha bisogno di una leadership, ma dipende anche quale cane. Per esempio, un maremmano, secondo me, ha bisogno di un leader. Un cane da caccia non ha necessariamente bisogno, secondo me, di un umano leader. Perché? Perché lui non si pone socialmente in questa struttura di dialogo leader-follower. Non so se mi seguite. Ok? E quindi è importante valutare chi è il nostro cane dal punto di vista sociale, per capire che tipo di relazione avere con lui, anche dal punto di vista del posizionamento sociale. E non dobbiamo sempre necessariamente perseguire l'idea di essere il capo, ma essere un sostegno, perché per esempio ci sono anche cani che vivono per strada, che hanno una condizione paritaria, sono semplicemente amici, e che nessuno dei due è tendenzialmente il leader, in fondo però che la presenza reciproca è il sostegno principale per entrambi. Molte relazioni uomo-cane debbono e possono essere intese così. Davide, hai parlato di posizionamento sociale e quindi può essere interessante capire quali sono gli indizi di posizionamento sociale a cui noi dobbiamo stare attenti, perché molte volte anche involontariamente noi diamo degli indizi, certe volte volutamente, certe volte non ce ne rendiamo conto, e questo stai evidenziando quanto influisce su effettivamente come si posiziona il cane a livello sociale, quindi su tutto questo concetto di cui parliamo stasera. Hai ragionissimo. Allora, io le approfondiamo questi, sicuramente anche nel webinar. Ne dico uno che forse secondo me è il più importante, l'indizio, le attenzioni. Cioè le attenzioni, le concessioni, sicuramente sono un indizio, danno all'altro un indizio di posizionamento sociale alto. Ma in qualche modo un indizio di posizionamento sociale alto, quindi anche quindi farsi carico di alcune situazioni, lo diamo quando non diamo al cane... non spingiamo il cane a superare anche le sue insicurezze. Vi faccio questo esempio. Il cane che siamo in un parchetto, noi ci sediamo sulla panchina, il cane si mette sdraiato davanti a noi. Si mette sdraiato davanti a noi, ma non perché è semplicemente calmo, ma perché teme e ha un po' di poca autonomia nell'andare a curiosare, nell'allontanarsi da noi. Se noi siamo lì, per esempio, rimaniamo a lungo in questa situazione, lo accarezziamo, quando un altro cane si avvicina e il nostro cane ringhia, si ritrae, noi in qualche modo lo supportiamo, cioè non ci sembra strano o non facciamo nulla perché lui cerchi un pochino di modificare questo comportamento o quantomeno di non acuirlo. In realtà che gli stiamo dicendo? Fai questa cosa. No? E in realtà gli stiamo dando un indizio di gestire lui quella situazione. Oppure il cane che vede delle persone che stanno arrivando nel giardino di casa, nel parco in questione, il cane prende parte, abbaia. Noi richiamiamo il cane, tanto torna, dai, 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 e il cane torna un po' al galoppo, arriva, bravo, bravissimo, bravo, bravo, ma bravo cosa? Bravo che sei andato a abbaiare agli altri e hai creato una situazione dove hai fatto capire che gli altri non si devono avvicinare? Siamo in uno spazio pubblico, oppure siamo nel giardino di casa, ma quello è un mio amico, una mia amica, non ti ha chiesto nessuno di tenerlo lontano, quindi non posso dirti bravo, perché quello è un indizio in cui ti sto dicendo bravo, fai quella cosa e quella mi piace che tu la faccia. Okay. Quindi gli indizi di posizionamento sociale possono nascere dalle attenzioni, allora elargire un sacco di risorse, guardare un sacco di volte, toccare, accarezzare, consolare, concedere rispetto a delle regole che ci siamo dati, che poi dipende quali sono, però stabilisci delle regole e poi gli concedi sistematicamente di violare queste regole, e in più andare a supportare atteggiamenti che in realtà sono espressione di insicurezza e di comportamenti inappropriati in certi contesti che noi andiamo a rinforzare. E quelli quindi sono indizi di posizionamento sociale, ma non tanto di leadership, ma di ruoli che non sono funzionali all'integrazione del cane nella nostra vita. Semplice. È questo, fare attenzione a non dire al cane di prendersi un ruolo che poi non è quello che realmente vogliamo. Ok Davide, guarda, intanto sono arrivate altre domande, però noi ti facciamo l'ultima che avevamo in mente di farti stasera per chiederti, secondo noi molto importante, come possiamo fare a scoprire quali sono le caratteristiche sociali del nostro cane? C'è qualcosa che possiamo guardare in particolare, qualche indizio? Certo, anche qui va approfondito un sacco, lo faremo nel webinar, però di base è dargli delle opportunità di stare libero in determinati contesti. Cioè, io penso che oggi si sia in un'epoca dove si possono fare dei passaggi culturali importanti, che però ci sono ancora delle zavorre. Per esempio, si ha l'idea che l'altro non debba sbagliare. Cioè nell'educare il nostro obiettivo è non fare errare l'altro, non farlo sbagliare. Cioè c'è un'ansia da prestazione fortissima sul non far sbagliare. Come se l'errore qualificasse il soggetto in termini di è una sconfitta, no? Invece l'errore è importante. Cioè se veramente non sbagli, non puoi capire dove dovrai migliorare. Ora, questo è un discorso molto generico, appunto dobbiamo approfondire, però lasciare errare non significa poi far perseverare nell'errore, perché si dice erraro è umano o canino, perseverare è diabolico, no? Quindi io devo dare, nell'atto di dare libertà, di dare fiducia, la possibilità di sbagliare e concedere anche a me, che mi pongo in una posizione di presa in carico delle responsabilità, di leadership, di sbagliare. Anche io posso sbagliare. Certo, valutare il soggetto e capire che sbagliando non recherà un danno enorme a qualcuno, questo è fondamentale. Ma certificato il fatto che il cane nell'errore comunque non metterà a rischio né la propria vita né offenderà gli altri, dobbiamo creare delle esperienze che consentano al cane di prendere delle iniziative, di vivere la sua libertà. Questo implica la possibilità di sbagliare. E troppe volte, ahimè, vedo poi cani condannati eternamente al guinzaglio, Perché? Perché una volta non sono tornati, perché una volta sono arrivati sotto alla persona e hanno abbaiato e ci ha creato dei problemi. Basta, mai più libero, mai più data questa opportunità. E ho capito, e allora come farà quel soggetto a maturare un comportamento corretto? Di sicuro avrà bisogno dei nostri suggerimenti, avrà bisogno della nostra presa in carico di iniziative, ma dovrà sbagliare. Quindi ecco come testare le qualità sociali e il posizionamento sociale di un cane, se è un cane che ha un'attitudine alla leadership o a occupare uno spazio nella costellazione dei follower, dandogli la possibilità di mettersi in relazione con l'ambiente, con gli altri cani, con le persone, e così da capirne, come dire, no? La struttura, i tratti della sua personalità, e se sbaglierà correggerlo, ma dare sempre la fiducia e l'opportunità di migliorare, non condannare, perché questo non gli consentirà, oppure di non esprimersi per non sbagliare. Cioè, io non lo libero perché poi credo che scappi. Ho capito, ma se non gli dai l'opportunità di scappare, come dire, no? Ma non di spingerlo a farlo, ma di compiere un'azione che poi possa essere corretta, rivisitata, rivista e trasformata in una competenza, proprio a partire dall'errore. Dobbiamo quasi essere contenti quando si manifesta, perché è l'espressione di una soggettività che ci dà l'opportunità di intervenire. Se questo errore non emerge, o siamo molto fortunati e quindi possiamo dare veramente fiducia, oppure non stiamo concedendo la possibilità al cane di manifestare se stesso in termini di posizionamento, di ruolo, ma di essere. David, grazie anche per aver risposto, insomma, alle domande mie e di Anna. Poi, come dicevamo anche prima, ci saranno degli spazi di approfondimento durante il webinar per questi argomenti e anche per altri argomenti come le derive affettive, quello che possono comportare. Insomma, ci sono veramente tante cose che ci possono aiutare e che ci riguardano direttamente. Adesso, se vi fa piacere, diamo spazio alle domande che, come sempre quando c'è David, arrivano a raffica, per citare una esperienza nostra vissuta insieme la scorsa edizione. Io saluterei prima di tutto anche Federica, che ci segue dal Messico e ti saluta dal Messico. Ciao Fede, ciao. E poi anche Doriana, che ci segue da tanto, che ci saluta sempre dagli Stati Uniti, mi pare da North Carolina se non erro. Wow. Quindi si è trasferita in Italia, sai Michi? È tornata? Ah, benissimo. Allora se è tornata, bentornata in patria. Welcome. Welcome back. Allora, io andrei un po' con le domande che sono arrivate, un po' anche come sono arrivate, così non ce le perdiamo. C'era una domanda di Linda che è stata fatta prima durante il tuo discorso. La leggo io, dice: la mia domanda riguarda il rapporto di amicizia in ambito canile. È possibile? È utile per l'adottabilità trovare in un volontario un riferimento per affrontare gli scacchi? È indispensabile. La mia risposta è indispensabile. Tuttavia, l'amicizia non significa esclusività. Cioè, molto spesso, ahimè, ho visto volontari costruire un rapporto di amicizia con un cane che diventava qualcosa di esclusivo. Ah, quel cane lo faccio uscire solo io. Cioè, dare tutta una serie di indizi agli altri e assumere dei comportamenti che fanno capire che però quell'amicizia è tua. Occhio, perché questa amicizia non è per il cane, è per te. Quindi non va bene assolutamente. Allora, per me non va bene assolutamente anche quando il cane è il tuo. Dopodiché, quando si tratta di un cane di canile che deve essere presentato come adottabile, in questo caso è lesivo di un'opportunità, perché a quel punto o il cane con cui tu vuoi costruire una, sto intendendo tu volontario generale, però tu vuoi costruire un legame esclusivo, prendi, te lo porti a casa e poi dovrai provvedere al fatto che stai creando una relazione morbosa, oppure non è giusto che venga fatto così. Però io da istruttore cinofilo con cani che hanno e manifestano problemi comportamentali, la cosa che faccio è costruirci amicizia, un'amicizia che significa capire com'è quel cane, e così lo posso tradurre agli altri. E il mio obiettivo è che ogni volta che capisco un pezzo lo condivido con gli altri e cerco di far sì che quell'aspetto caratteriale del cane venga compreso dagli altri, e quindi che gli altri possano accedere alla relazione con questo cane a modo loro, anche sbagliando dal mio punto di vista, perché di nuovo l'ho detto prima, cioè per esempio io ho delle belle relazioni di amicizia con dei cani che hanno anche delle loro piccole turbolenze, però per esempio non mi metto a fare il perfettino con i volontari, lascio che il volontario, anzi se si riesce a fidare di un cane che se è passato tra le mie mani tendenzialmente non è un angioletto, quindi il volontario riesce a portarlo fuori benissimo, sicuramente farà delle cavolate sto volontario fuori, ma per me è importante che le faccia, perché? Perché quando io andrò ad adottare quasi sicuramente la persona lo prende in mano, per quanto io gli dia indicazioni sbaglierà, quindi io ho bisogno che quel soggetto venga esposto a una gestione non corretta, perché quello mi consente di capire quanto è affidabile. Bene, proseguiamo Anna con un commento, magari più uno spunto di riflessione. Sabrina che dice: credo che una cosa molto importante sia anche la nostra capacità di capire, di sapere, ma soprattutto di accettare che i cani sono anche in grado di prendere delle decisioni. Quindi è una riflessione molto corretta, molto condivisibile. Verissimo. Come contraltare, è vero anche che se si vede un cane prendere delle decisioni sbagliate, non perché è un cane lo si lascia fare, perché anche questa è un'altra cosa, perché te la butto lì. Proprio ieri, cane di 8 mesi, mix maremmano, molto possessivo, nel senso un cane che con delle insicurezze rimane piazzato nei suoi spazi eccetera, si avvicina un cane adulto ringhio, mi avvicino io, insomma chi sei, anche se senza ringhio. Faccio entrare una cagna, una femmina adulta intera, non in calore chiaramente, ma intera. La cagna si sdraia un po' vicino a lui si alza su e inizia ad annusarla e prova a montarla, no? E no, caro mio, innanzitutto c'hai 8 mesi, la cagna che è entrata c'ha 4 anni, e soprattutto tu hai chiuso tutte le relazioni sociali presentate finora, però arriva lei che ha un odore per te appetibile, senza nessun tipo di presentazione eccetera, inizia a montare, non hai capito niente. Quindi lui ha preso una decisione, ma quella decisione io l'ho interrotta. In che modo? Semplicemente avvicinandomi, guardandolo e dicendogli: Nani, no, non è il caso di fare questa cosa. Quindi ecco, no, giusto per far sì che questa giustissima affermazione della Sabri poi non venga vista come, come dire, senza un altro lato, no? Per dargli un po' di dinamica. Grazie Davide, grazie Sabrina per questa riflessione bellissima. Proseguiamo con tutte le altre domande che sono arrivate. C'è una domanda di Manuela che dice: la dominanza viene messa in atto solo nei gruppi sociali oppure un cane la può attuare anche con cani che non conosce? È possibile che la usi in un contesto e non in un altro, magari quando si trova di fronte a un soggetto dominante, tra virgolette, a sua volta? Allora, la leadership in qualche modo non è... Allora, mettiamola così, cioè è giusto quello che si dice, soprattutto il cane è in grado di modulare molto dentro a delle strategie la propria posizione, il proprio modo di essere, no? Quindi un cane che ha una leadership dentro un gruppo nel cercare di farsi accettare da un altro probabilmente non avrà, dipende dall'età che ha, dall'esperienza che ha, la pretesa di risultare immediatamente leader come nel suo gruppo. Tuttavia, e questo di nuovo è un elemento che approfondiremo nel webinar, l'essere leader è qualcosa che si crea nella relazione ed è anche flessibile nei contesti, però è un'attitudine del soggetto che laddove è tale è molto radicata e che quindi la leadership non è una strategia ma è un modo d'essere, e quindi nell'essere leader io lo sono come cifra caratteristica di me stesso e dunque posso gestire delle strategie in qualche modo, no, diverse a seconda dei contesti, ma quello che emergerà è comunque il mio carisma, la mia capacità di accreditarmi in poco, mia cane. Quindi è anche qui un termine, come dire, che ha delle sfaccettature, perché è giusto quello che viene detto, ma è necessario dire anche che è una caratteristica propria dell'individuo, un'attitudine che è inscindibile dall'identità del soggetto spesso. Bene, Anna, proseguiamo con questa riflessione di Emanuele. Sì, Emanuele scrive: la cosa buffa è che in molti ci dicono di non umanizzare i cani o farli vivere da cani, poi vogliono che siamo noi dominanti e che dobbiamo avere il pieno controllo, che siamo la massima autorità in tutto e per tutto, quando i cani tutto questo non sanno neanche cosa significhi, cosa sia. Esatto. Esatto, cioè per me è importante fare delle comparazioni, no? Come spesso mi avete sentito già altre volte, ma anche questa sera, fare degli esempi anche nell'educazione con i bambini, nella relazione con i bambini tra esseri umani. Un conto è fare etologia comparata, un conto è fare le proiezioni e umanizzare, perché l'etologia comparata ci serve per, come dire, mettere in evidenza affinità e differenze, ci dà un punto di riferimento. Cioè, se io devo descrivere dei comportamenti sociali, non posso che esimermi dal prendere l'umano anche come punto di riferimento, come dire, se devo misurare un terreno, devo prendere un punto per andare a descriverne le dimensioni, no? Quindi questo è lecito. Non è lecito quando si proietta il nostro modo di vedere, tra l'altro frutto di sovrastrutture culturali, perché questo umanizzare fosse fatto secondo coordinate etologiche, probabilmente troveremo molte più affinità di quanto pensiamo, non solo tra uomo e cane, ma anche tra specie diverse. Il problema è che questa proiezione non viene fatta da un punto di vista etologico, ma delle sovrastrutture culturali, cioè dei valori culturali che la nostra società qui e ora occidentale ha e che vuole quindi riversare sul cane. Bene, proseguiamo con Doriana, che fa una domanda. Allora, scusate, sono appena arrivata, probabilmente è già stato argomentato, ma cosa fare se il cane viene ripetutamente montato da maschi interi? Beh, sicuramente non viene dominato necessariamente. Quindi per dare una risposta con il focus di questa sera, la mia risposta è questa. Se un cane maschio, si intende, montato da maschi interi, quindi il maschio castrato, posso dirti che qui si apre uno stage intero come argomentazione, però è tipico il fatto che il maschio intero monti il maschio castrato. Se, quasi più di una femmina, per motivi, mettiamola così, non necessariamente solo comportamentali, ma proprio di percezione chimica olfattiva. Altrimenti la monta può essere, ecco, vedi, il tuo cane o non lo so, il cane a cui facevi riferimento è castrato e quindi c'è tanto da argomentare, ma una cosa posso dirtelo rispetto al focus di questa sera: nell'atto di essere montato da un maschio intero non c'entra nulla la dominanza, anzi, se c'entra un argomento c'entra l'aggressività, cioè lo slittamento dei comportamenti aggressivi su coreografie di corteggiamento. Era importantissimo, credo anche Anna sia d'accordo, mandare questa domanda proprio perché tantissime volte, quando anche nelle aree cani o in altri contesti dove i cani si possono gestire in libertà, se c'è una monta, tante volte la prima frase, insomma, che si può sentire tante volte è il mio cane è dominante, e quindi era importante contestualizzarla col focus di stasera, come hai fatto. Sì, giusto Anna. Assolutamente. Poi David, di questo è vero, puoi aprire veramente un webinar, perché ricordo esatto. Di averti sentito parlare in modo approfondito di questa cosa che mi aveva, insomma, aperto tante riflessioni anche sui nostri cani. A me me l'ha insegnato Danny, il mio cane castrato, sì. Tutte queste cose, me le ha raccontate lui. Sì. Infatti. Bello. Anna. Leggiamo Giulia. Giulia ci chiede come fare a supportare un cane insicuro, ad esempio quando abbaia agli estranei perché è insicuro, senza rafforzarne però il comportamento. Allora, banalmente, sempre nella prospettiva leadership, dipende dalla situazione. Se l'abbaio è un abbaio proprio che manifesta apertamente paura senza avere una componente aggressiva, quindi ora come fare a riconoscere un abbaio che abbia una componente aggressiva da un altro che non ce l'abbia? Ecco, c'è bisogno di uno stage. Quindi veramente prendiamo questa affermazione, cioè se hai la sensazione, perché secondo me poi è anche una questione di sensazione, che in quell'abbaio non ci sia qualcosa di aggressivo, ma ci sia una diffidenza / paura, secondo me bisogna rassicurare. E rassicurare a volte vuol dire anche: ah, ma te hai così paura perché sta arrivando questa persona? Andiamo insieme a vedere, dai, tranquilla. E inizi ad avere dei comportamenti amichevoli nei confronti della persona che è arrivata. Non necessariamente dicendo al cane: vedi che non è niente, non ti preoccupare, ma proprio tu dando la chiave di lettura attraverso il tuo comportamento al cane, perché il cane ti guarda. Ecco, questo è un comportamento da leader: prendere in mano la situazione, non farsi spaventare dall'abbaio e dire: ma dai, ma figurati, ma non è niente, andiamo a vedere. Se però a questo abbaglio c'è un piglio diverso, e ti dico, cioè c'è un po' di aggressività o comunque c'è un po' di prepotenza per certi versi, anche se su base di insicurezza, allora magari non è necessariamente la strategia giusta quella di dire: tranquilla, andiamo a vedere insieme, ma dire: oh, farla finita, stai qua che vado io a vedere che cosa è. Certo. Però ecco, come dire al cane falla finita e non venire verso la persona, rimani qui, anche qui si demanda a un altro stage. Sì, e poi hai detto una cosa molto importante, quella di notare quando il cane ci guarda, perché troppo spesso ci perdiamo questi sguardi. Guarda che secondo me a volte un cane abbaia anche agli altri, eccetera, perché non siamo in grado di rompere l'imbarazzo della situazione. E si risolverebbe molte delle diffidenze, delle paure, delle tensioni di un cane se noi non entrassimo nel clima di sospetto che genera il cane con l'abbaio. Questo la butto lì, un abbaio di allontanamento, sì, però dipende che rapporto tu hai con la persona che sta arrivando. Cioè, se non ti interessa che la persona si avvicini e rimanga lontano, allora quello che ti interessa è semplicemente spiegare al tuo cane di non arrivare sotto alla persona, perché se vuoi che rimane lontano, allora tu non ti avvicinare, semplice, abbaia e però non andare oltre. Se però l'obiettivo sociale nostro è che la persona che sopraggiunga si avvicini a noi, io devo spiegare che quell'abbaio di allontanamento si deve tradurre in un comportamento invece inclusivo, ed è per questo che io dico non abbaiare, non lo allontaniamo, perché questo che arriva è nostro amico, ma io gli devo dare i codici al cane per capire che quello è un mio amico, e mi devo muovere, da avere un tono della voce, un approccio e un modo di dispormi vicino alla persona che faccia apertamente capire al cane che la persona che arriva è ben accetta. Quanto è importante questo, veramente, quanto è importante la nostra predisposizione, la nostra, si parla ovviamente anche di osmosi emozionale, possiamo anche non dire nulla e al cane arriva tutto, solo che... Ma lo sai qual è anche un'altra cosa, no? Che ne parlavo questa mattina con una mia collega che ha appena avuto una bimba, e a volte di qualche mese, soprattutto il padre, a volte su un neonato che ha un pianto inconsolabile si ha un impaccio, no? Dice, ma io come faccio a consolarla? Quindi, la tetta, certo, la tetta sicuramente è una consolazione, però il problema è che a volte noi non manifestiamo leadership, quindi non manifestiamo accreditamento, capacità consolatoria, capacità di acquietare, perché non ci facciamo carico di quella difficoltà, la respingiamo, siamo in imbarazzo in quella difficoltà, e quindi nel essere in imbarazzo anche di un pianto di un bambino, cazzarola piange, ma perché piange? Non c'è un motivo, piange. Perché? Perché la sua psiche si sta trasformando e quindi tanti stimoli generano difficoltà. Allora, tu non ti chiedi perché, ma porti come soggetto che consola e che è disposto a consolare fin quando non arriva la calma. Quindi il cane abbaia, se soprattutto non c'è una componente aggressiva. Cioè, non è che devo mettermi in opposizione a st'abbaio, ma devo comportarmi in modo che i motivi emozionali di questo abbaio si depotenzino. E se io mi metto in opposizione, in ansia da prestazione, questi motivi, pam, non crollano. Se io invece ci scorro un po' sopra e cerco di creare un clima che contrasta queste emozioni negative, dando degli indizi chiari e palesi, quantomeno le premesse della paura, dell'insicurezza, boom, crollano, e quindi si crea un'accoglienza, no? E questo è un po' comportarsi da leader in una situazione del genere. David, oserei dire che questo rientra in un capitolo che si chiama crescita personale e gestione della frustrazione, perché tantissime volte ci sono delle persone che, come dici, col bambino che piange o col cane che abbaia vanno in frustrazione o a livello sociale, oh Dio, il mio cane abbaia, oppure a livello personale, abbaia, non tiene conto di me, oppure accuditivo, deriva accuditiva emotiva, cosa posso fare, sta male, abbaia. Quindi gestire la frustrazione in vari, a 360 gradi fa bene a noi ed è un percorso di crescita che tantissime volte ci mettono davanti i nostri cani, purtroppo per loro, perché è sulla loro pelle che noi cresciamo da questo punto di vista. Certo, assolutamente, ma questo è proprio vero, gestione della frustrazione e riuscire a superare proprio l'imbarazzo di alcune espressioni emozionali. È un'educazione emozionale in fondo quella che di cui stiamo parlando. È vero. Se siete d'accordo, Anna e David, sono già le 22:15, io chiuderei con l'ultima domanda che è arrivata, Anna, di Barbie, se la vuoi leggere tu. Lei chiede questo, dice: il mio Cirneco quando abbraccio mio marito abbaia e mi sale per montarmi, provo a mettere le mani sul petto e spiegargli che non è male, l'abbraccio, ma non smette se non mi stacco, qualche consiglio? Consigli sì, allora probabilmente qui si tratta di una questione un po' più sistemica, cioè evidentemente il tuo Cirneco ti controlla in tante altre situazioni. Banalmente ti alzi, va in bagno, ti vuole seguire, comunque va a controllare un po' delle tue iniziative. Quindi la parte fondamentale del consiglio sta qua, perché altrimenti ti dovrei dire anche che non sei abbastanza chiara in quella circostanza di dirgli che quella cosa che fa non ti piace. Mi fermo qui perché ci sarebbero troppi elementi da chiederti per dirti precisamente cosa fare, però probabilmente la tocchi troppo piano, no? Come dire, cioè quello che dici lo dici dando l'idea al cane che ci possa essere lo spazio di continuare a comportarsi in quel modo. Ecco, da qui in poi bisognerebbe veramente osservare la situazione nello specifico e guidarti nel avere una comunicazione corretta. Però, secondo me, veramente quello che poi ti consente di essere efficace nel momento in cui il problema si crea è quando fai attenzione fuori dal problema a comportamenti che sono riconducibili a quel problema, cioè il controllo. Benissimo, Davide, noi ovviamente con Anna tante volte ci teniamo a mandare un po' tutte le domande se c'è il tempo di farlo, non sempre è possibile, non sempre è stato possibile, anche se tante volte ci sono o degli off topic oppure dei focus che proprio non sono specificamente quelli della serata, però per noi è importante comunque farlo, quindi ti ringraziamo perché tu sempre disponibile, come anche tanti altri ospiti, anche l'anno scorso, non l'anno scorso, scusate, la scorsa puntata Claudia Canisciolti ha risposto a degli off topic in maniera molto, molto profonda, insomma. Laura, rispetto all'ultima cosa che hai detto, dice quindi il controllo va frenato, quindi in generale ti direi sì, Laura, cioè se un soggetto ti vuole controllare, secondo me gli vanno date come dire, le indicazioni per non avere quell'ansia, anche perché ti controlla? Perché ti vuole bene? No, secondo me perché è in ansia. È in ansia e si vede crollare un po' se stesso se non ti controlla. Allora, se il cane ci sta seguendo, per esempio a me Danny questa cosa spesso la fa, gli devo spegnere il cervello che gli va al loop, cioè io sono uno che si dimentica le cose, ho una casa piuttosto grande, delocalizzata, e quindi entro, esco, ripeto. Cioè, e lui inizia, mi segue, tan 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 tan, tipo, e vado in albergo, tipo, ti lascio sto sketch che magari fa ridere, al B&B, arrivo con la macchina, C'ho le cose da scaricare, giardino grande, porta aperta del B&B, e io entro, scarico e riesco, scarico e riesco, e lui tutto il tempo tan tan tan, che mi viene dietro. Oh, ti fermi, stai qui, mettiti a annusare, fai un'altra cosa. Non è che puoi venirmi dietro 50 volte, perché non mi stai aiutando. Non mi Se lo facesse Ludo, gli do in bocca qualcosa e mi aiuta, ok, allora ha senso che mi segui. Ma se mi stai seguendo, che mi stai dicendo? Che mi vuoi bene, che vuoi stare con me? No, te lo dico io che mi stai dicendo. Sei in ansia, situazione nuova, e non riesci a staccarmi gli occhi di dosso e mi vieni dietro perché tu non stai tranquillo. Allora io sono obbligato, se ti voglio bene, a dirti oh, stop, perché poi quando gli dici stop, basta, stai qua tranquillo, fai gli affari tuoi, allora lui fa, ah sì, ah, in effetti c'hai ragione, e si mette ad annusare. Però glielo devi dire, ecco, quindi in quel caso sì che va frenato, perché secondo me non è un'espressione positiva emozionale. Allora Doriana chiede, la serata con Claudia Canisciolti, che era la settimana scorsa, è stata quella che ha aperto la nuova edizione Dopocena Live, assolutamente la puoi rivedere, sono tutte visibili, come diceva Anna, in differita, quindi la puoi rivedere, come puoi vedere anche quelle, tutte, questa è la 50ª, tutte dalla numero 1 in poi, poi abbiamo iniziato a numerarle da un certo punto in poi, sono tutte visibili in differita quando volete per fissare i compiti. Però vi devo chiedere un piacere, Anna e David, è arrivata una cosa che ha scritto Massimo, possiamo mandarla come ultima, certo, anche se lo già... Ok, chiedi a David. David, possiamo? Sì, certo. Massimo, potrà sembrare una domanda stupida, ma vorrei sapere se e come è possibile tranquillizzare un cane di proprietà di altre persone e un giardino di vicini di casa che abbaia in continuazione quando passo con i miei cani, nonostante mi conosca da anni. Posso fare qualcosa? Grazie. Scusa se... Sì che puoi fare qualcosa. Cerca di non subire il caos. Se i tuoi cani sono tranquilli, che non rispondono all'abbaglio, poi secondo me però lì non devi subire la pressione esterna, cioè tutto quell'abbaglio, no? Non devi vedere dietro alle finestre gli occhi di qualcuno che dicono ma guarda questo che rimane lì impalato davanti, ma vai via, no? Ecco, devi essere sicuro di non subire questa pressione tu e di prenderti il tempo di comunicazione dei cani. Secondo me solo se i tuoi cani sono tranquilli e non rispondono a quell'abbaglio, perché sennò non se ne esce più, si può prendere una certa distanza, rimanere lì il tempo utile perché si arrivi ad un momento di maggiore tranquillità, si riesca a uscire da questa situazione riportando il tutto dalla reattività alla comunicazione. Quindi magari il cane a un certo punto smette di abbaiare, si allontana, fa pipì, i tuoi cani magari guardano e fanno la stessa cosa, ok, andiamo. Questo non vorrà dire che la volta successiva smetterà di abbaiare, ma probabilmente troverai, se rispetti questa tempistica, non hai la fretta eccetera, quindi poi non venirmi a dire che ah, io sono rimasto lì davanti ma ho continuato ad abbaiare, perché se è così sicuramente c'è qualcosa che non va. A volte è possibile anche che un cane sia talmente fuori di sé che ci dovresti passare mezza giornata, d'accordo, ma secondo me è tutta una questione di comunicazione e di sapersi muovere con tempi e spazi corretti sulla base della comunicazione del cane. Io lo trovo molto divertente fare questo, per l'appunto oggi ho passato 5 minuti con Gastone, che è il cane che sto seguendo, che è un pazzo scalmanato, maschio intero, che ha dialogato con un cagnetto che sta in un settore dove ci passiamo davanti, e da che si sono rincorsi sulla rete per un 30 secondi, dopo 5 minuti siamo venuti via con tutti e due tranquilli e ben disposti a lasciarsi. Quindi, però, ecco, si tratta poi di soffermarsi su delle fasi salienti della comunicazione e saperle gestire con la nostra prossemica, i nostri sguardi, il nostro, magari anche qualche parola oppure no, saper aspettare i tempi giusti. Ecco, questo è il bello della ritmica della comunicazione del cane. Benissimo, abbiamo come sempre approfittato della tua generosità e della tua disponibilità, perché sono quasi le 10:30 di notte. Anna, se sei d'accordo, insomma, liberiamo David. Lo ringraziamo e grazie perché ci vediamo a Parma. Eh sì. Poi nelle due eventi web, presto, ecco, certo. Brava. Esatto, e poi l'11 novembre per il webinar. Il webinar, appunto, per chi si fosse collegato soltanto adesso, rimandiamo nuovamente questo, lo stage di Dimmi chi siete con David, organizzato da Anna, da Essere Cane Centro Cinofilo, sarà lunedì 18, giovedì 21 e sabato 23 ottobre a Parma, in una formula un po' particolare che prevede sia una parte di formazione web che in presenza, e abbiamo due... Il 21 è web... e sabato 23 in presenza. Che bravi! Gli ultimi due posti disponibili come uditore, quindi chi volesse andranno sicuramente via molto velocemente, quindi potete informarvi al numero direttamente di Anna. Vi chiediamo di chiamare eventualmente lei o di mandarle un WhatsApp, perché si fa molto prima, visto che l'evento è così vicino. Più sì, che ormai è meglio scrivere un messaggio o chiamarmi direttamente. Esatto, invece per quanto riguarda il webinar che approfondirà diciamo, il tema che abbiamo cercato di iniziare a vedere stasera con un focus molto più profondo, molto più ampio, sarà giovedì 11 novembre dalle 20:30 alle 22:30, potete scrivere a vienicomme.dog@gmail.com anche per iniziare a prenotare il vostro posto. L'apertura delle iscrizioni sarà da lunedì 18 ottobre. Perché stiamo chiudendo anche un webinar che c'è con Claudia Canisciolti sulla maturità sociale, quindi preferiamo darvi il via direttamente dal lunedì 18 ottobre. Poi volevamo approfittare della presenza di David anche per lanciare, come sempre, l'appuntamento della settimana prossima, perché diciamo è nostro solito rendervi partecipe della nostra programmazione volta per volta. Quindi la settimana prossima vi diamo appuntamento eccezionalmente proprio per questo webinar seminario stage in presenza di David, martedì 19 ottobre per una diretta con Cinzia Stefanini, che è stata già nostra ospite, sul cane anziano. E anche qui, Anna, vogliamo dare qualche diciamo, un'informazione interessante. Perché sì, anche qui avremo poi dei webinar, proprio un insieme di webinar, sono 3 serate se non sbaglio, Michela, correggimi se sbaglio, dedicate proprio al tema del cane anziano, organizzate proprio dall'associazione Melampo, che già probabilmente conoscete, proprio su questo tema che è molto molto, insomma, direi caro e importante, anche questo proprio da seguire. Se vuoi mostrare la locandina anche, Michela, così... Abbiamo diverse date. Sono 3 serate a ottobre, novembre e febbraio con insomma Cinzia Stefanini, poi la dottoressa Maria Maier e la dottoressa Tecla Siviero, quindi anche con dei veterinari. Quindi per chi è sensibile o legato a questo tema è interessante, insomma, questa iniziativa, volevamo promuoverla. Quindi David, tante cose belle, ti ringraziamo ancora tantissimo, è stato veramente... un piacere e un onore averti con noi qui stasera, anche per questo nostro anniversario del 50° Dopocena Live. Grazie di cuore e grazie a voi tutti e tutte. Un saluto tanto le persone che conosco e viva i cani anziani, secondo me. Bravo. Esatto, rispetto per i cani anziani. Grande rispetto. Grazie. Ciao. Grazie a tutti voi. Davide, grazie a tutti. Buonanotte. Prossimo. Buonanotte a tutti. Ciao. Buonanotte.